Curiosando tra le cose della mia infanzia, o meglio più adolescenza, ho trovato dei reperti da tifoso del Milan, a dir poco vintage, ve li mostro. Cominciamo da questa calzetta, credo, della Befana. Sì, è proprio lana Merinos, ragazzi. Spero sia stata, insomma, lo è sicuramente, della Befana, perché insomma usarlo come calzino, come indumento, sarebbe stato, diciamo, un attentato, ecco, batteriologico nei confronti delle persone. Quindi questa, ecco, quindi il primo articolo di oggi è una, diciamo, calza della Befana, ovviamente a tema Milan. E qui scende quasi una lacrimuccia, perché questo è un cappellino di me, credo, dodicenne o tredicenne. Quindi immaginate quanti anni possa avere questo cappellino, ecco qua, del Milan, a cui ero molto legato e che mia mamma conserva ancora qui nel museo Peppe Coco, che è nella mia stanza. Un gran reperto questo qua. Sono molto legato, credo di averlo indossato negli anni delle vittorie delle Champions, degli scudetti. Tanti ricordi. E l'ultimo, ragazzi. Oh, tada! Guardate questa mascotte del Milan con la maglia Opel, ragazzi! Opel! Quindi la mente va subito allo scudetto del 95. Comunque, sì, parliamo degli anni dello sponsor Opel, quindi 95. Sembra la versione appunto del 95, quindi gli anni di Roberto Baggio, dello scudetto. E ragazzi, ecco qui, guardate la mascotte, questo diavoletto, versione quasi ninna notturna, straordinario. Reperti straordinari, vintage, ma insomma, per me ogni volta che torno qui a Catania è un tuffo nei ricordi, e il Milan sicuramente è stata una parte della mia vita molto molto importante, che ricordo con piacere. Se dovessi trovarne altre, farò altri video, ok? Continuo a cercare, perché mia mamma conserva tutto. Ciao ragazzi!